passa qualche secondo come al solito. C'è il pacco batterie, motore. Motore scooter, motore bici. Controllo elettronico batteria, controllo elettronico motore scooter, e questo è un prototipo di un motore per bici a movimento centrale. Bene, bene, bene. Dovremmo essere in diretta. Buongiorno a tutti. Proseguiamo le visite in aziende, diciamo che sono all'avanguardia su una serie di settori tecnologici che saranno il futuro dell'impresa italiana e internazionale. Ovviamente, da sicuro, andrò a visitare anche aziende, diciamo, tradizionali, che fanno prodotti, diciamo, più tradizionali, però vorrei fare un focus su aziende che, secondo noi, sono inserite in ambiti industriali che avranno un futuro decisamente interessante. Qui con me ho anche il parlamentare regionale, Simone Scarabel, che sta seguendo con molto interesse proprio il Veneto e lo sviluppo di questa filiera, e diciamo, i rappresentanti di questa società. Quindi oggi parliamo di mobilità elettrica, che ha da una parte il fattore strategico di stoccaggio dell'energia elettrica, perché ricordiamoci che i veicoli elettrici avranno anche questa importantissima funzione, essendo dotati di pacchi batterie, avranno questa funzione di fare da stoccaggio nel momento in cui le rinnovabili producono di più di quello che in quel momento viene richiesto dal mercato, e quindi hanno anche questa funzione. Però la mobilità elettrica ovviamente ha la funzione di ripulire la nostra atmosfera dai gas che stanno provocando l'effetto serra, più purtroppo anche, ricordiamocelo, una serie di malattie legate proprio al famoso particolato, alle famose emissioni di ossidi di azoto, ossidi di zolfo e altro materiale pericoloso. Ricordiamoci che nel mondo abbiamo 1.300.000.000 di automobili che sono quasi completamente a motore a scoppio. In questo momento la quota dell'elettrico è veramente bassissima. In Italia abbiamo 37 milioni di auto con motore a scoppio, altri 12 milioni tra moto, camion, trattori, sempre con motore a scoppio, quindi una cifra enorme. Sicuramente dovremo ridurre il numero di auto e altrettanto sicuramente dovremo passare a tecnologie pulite. Una di queste è l'auto, diciamo così, a batteria. Ovviamente ben vengano anche le soluzioni a idrogeno piuttosto che altre soluzioni, noi continuiamo a essere tecnologicamente neutrali. Sicuramente le auto con il pacco batteria, le auto elettriche, diciamo in senso tradizionale, avranno una grossa fetta di mercato. E oggi parliamo di non propriamente auto, ma la mobilità leggera, la micromobilità, quindi le bici a pedalata assistita, i ciclomotori, poi un domani avremo i monopattini, avremo gli overboard, avremo i monoruota, tra l'altro tutti microveicoli che in questo momento stiamo lavorando per permetterne la circolazione, perché ricordiamo che il codice della strada in questo momento non ne permetterebbe la circolazione. Abbiamo dato il via con un decreto che sta uscendo proprio in questi giorni alla sperimentazione, quindi ciascun comune potrà decidere di permettere la circolazione di questi microveicoli, e intanto qui invece questi veicoli di cui parliamo oggi già possono circolare. Tra l'altro io circolo parecchio su questi veicoli perché vengono offerti anche in modalità sharing, quindi il noleggio quello a minuti, che sarà una delle modalità che, a mio personale avviso, ma i dati, insomma, parlano chiaro in tutte le grandi città, sta prendendo sempre più piedi, perché per fare gli ultimi chilometri molto spesso ti puoi affidare a un noleggio appunto breve che ti porta velocemente e anche in maniera pulita, perché esistono sia ciclomotori elettrici che piccole macchinette elettriche che ti possono portare, diciamo, in giro per la città. E niente, io a questo punto non voglio rubare altro tempo. So che avete preparato una presentazione molto interessante con una serie di dati del mercato, della situazione. Ovviamente vi presentate anche un attimo, così certo, i nostri ospiti sanno con chi abbiamo a che fare. Prego. Buongiorno a tutti, sono Alessandro Bopen e sono l'amministratore delegato del gruppo Ascol. Appunto, abbiamo preparato una breve presentazione per darvi un'idea prima di che cosa fa il gruppo Ascol e il perché abbiamo poi deciso di dedicarci alla mobilità elettrica dopo una lunga storia di motori elettrici in diversi settori. In particolare oggi Ascol è un gruppo che fa poco più di 200 milioni di euro di fatturato e opera su tre business diversi. Il più importante oggi in termini di fatturato è sicuramente quello dei motori elettrici per elettrodomestici, l'elettrodomestico bianco. Oggi noi facciamo motori per lavatrici, pompe di scarico, pompe di lavaggio
e i motori a sia le tangenziali per i forni in cottura. Quindi tendenzialmente abbiamo una lunga esperienza sulla produzione di motori elettrici e direi che bene o male ormai molti di voi sicuramente hanno in casa un nostro motore, anche se poi chiaramente all'interno di una lavatrice è più difficile da identificare. Il secondo business, che è il business storico dal quale è nato Ascol, è quello dell'acquariologia. Nell'ambito dell'acquariologia siamo partiti con l'applicazione della tecnologia del motore sincrono all'interno dei filtri degli acquari, quindi anche in questo caso parliamo di un micro motore elettrico, e anche in questo settore in pochi anni siamo diventati leader, tant'è che la tecnologia sincrona è diventato poi lo standard del mercato. L'ultimo business a cui ci siamo dedicati, siamo partiti circa 4 anni fa, è proprio il business della mobilità elettrica, perché forti dell'esperienza su motori elettrici ad alta efficienza e sul lo sviluppo e la produzione dell'elettronica, pensavamo che l'applicazione su questo ambito, in cui crediamo tantissimo e pensiamo che nei prossimi anni, sia per necessità, proprio per le problematiche di inquinamento, che poi insomma vedremo nel dettaglio, sia per efficacia ed efficienza di questo tipo di business, fosse proprio il futuro che potesse darci grandi possibilità insomma di espansione. Due cenni di storia. Ascol è una società che nasce nel 1978, appunto con l'applicazione proprio nell'ambito dell'acquariologia, quindi con la tecnologia sincrona all'interno dei motori per i filtri degli acquari. Nell'86 abbiamo applicato la stessa tecnologia nell'ambito dell'elettrodomestico e quindi siamo sicuramente cresciuti in quest'ambito in maniera significativa. Abbiamo iniziato un processo insomma che non si è mai fermato poi di internalizzazione con l'apertura del primo stabilimento in Brasile. Abbiamo nel 2000 abbiamo applicato di nuovo, cambiando business, applicato sempre la tecnologia che avevamo nel mondo del riscaldamento, quindi i circolatori per le caldaie. Nel 2008, grazie a una grande acquisizione della parte di elettrodomestici del gruppo Emerson, siamo diventati sicuramente dei player internazionali con stabilimenti in tutto il mondo. Oltre al Brasile, ci siamo espansi in Cina, in Messico, in Slovacchia e in Romania, quindi stabilimenti sia in Europa sia fuori dall'Europa. E come vi dicevo prima, nel 2014 abbiamo fatto il salto nell'ambito della mobilità elettrica con un progetto sicuramente interessante, che aveva intenzione di offrire una soluzione a 360 gradi proprio per quanto riguarda la micromobilità, quindi in prima battuta sicuramente con bici a pedalata assistita e scooter elettrici, ma come accennava prima sicuramente abbiamo intenzione di andare anche nell'ambito dei monopattini e in generale in quelle che possono essere tutte le soluzioni di micromobilità alimentate appunto da un motore elettrico con batteria. Questa non vi tedio più di tanto con la struttura del gruppo. È un gruppo, per quanto insomma siamo relativamente piccoli, è un gruppo abbastanza articolato con diverse società appunto in Italia e nel mondo. Come vi dicevo, facciamo circa 210 milioni di euro di fatturato, investiamo tantissimo in ricerca e sviluppo, sempre su più di 10 milioni, quindi insomma una buona parte del nostro fatturato viene investito in ricerca e sviluppo, perché riteniamo che sia l'unico modo per continuare a sopravvivere, e soprattutto la nostra idea è quella di lasciare in Italia poi il cervello del nostro gruppo. Tutta la parte di ricerca e sviluppo è situata in Italia e poi solo le produzioni vengono effettuate all'estero, più che altro per seguire la posizione poi dei nostri clienti. Abbiamo circa 1800 persone tra l'Italia e gli stabilimenti estere e appunto siamo presenti in 8 nazioni con 11 società. Questa è la disposizione delle nostre società. Come vi dicevo prima, per quanto riguarda l'Europa siamo presenti in Italia, Slovacchia e Romania, e poi abbiamo stabilimenti in Messico, che serve chiaramente tutto il territorio americano, in Brasile, che serve in particolare il Brasile, e la Cina per quanto riguarda il mercato asiatico. Siamo, come vi dicevo prima, investiamo molto in ricerca e sviluppo e abbiamo fatto una scelta strategica che è stata particolarmente utile poi anche nello sviluppo dei veicoli per la mobilità elettrica, di avere due divisioni che io ritengo fondamentali per il nostro gruppo, che sono la divisione dell'elettronica. Noi progettiamo e produciamo internamente le schede elettroniche che poi finiscono nei nostri motori, perché ormai la parte elettronica è sicuramente l'intelligenza dei motori e dei mezzi che noi stiamo producendo, ed è importante internalizzare questo tipo di competenza.
Oggi siamo tra i pochi produttori di questa tipologia di veicoli che hanno progettato internamente e sviluppato internamente il BMS, è diventato fondamentale anche per diventare appunto produttori di pacchi batteria. Acquisiamo le celle dai produttori di celle, ma per tutto il resto progettiamo e produciamo internamente i pacchi batteria, che riteniamo che sia un enorme valore aggiunto. La seconda divisione molto importante che abbiamo portato dentro è quella dell'automazione. Noi progettiamo e produciamo le macchine per la produzione, che ci danno il doppio vantaggio di poter essere efficienti e fare prodotti di altissima qualità, e anche il vantaggio di proteggere il nostro know-how, perché molto spesso, nonostante i brevetti, ci capita che vengano copiati i nostri prodotti, ma copiare il processo produttivo è molto più complesso, e quindi in qualche modo è anche una scelta per proteggere il nostro know-how al di là appunto della parte brevettuale. Faccio un breve inciso, due risposte telegrafiche. Il rapporto con scuola-università e reperimento di tecnici specializzati in zona, perché molte altre aziende mi sollevano il problema della difficoltà di trovare operai professionali, ingegneri, tecnici, quindi telegraficamente qual è la vostra sensazione? No, è una domanda molto interessante, perché effettivamente ci troviamo esattamente nella situazione che dicevi tu, nel senso che noi abbiamo appunto tutta la parte di ricerca e sviluppo qua situata a Vicenza, quindi anzi a 2000, dove siamo in questo momento. Abbiamo, non sono tutti in Italia ovviamente, 250 ingegneri, ma la parte più corposa è sicuramente situata in Italia. E come dicevi tu, oggi non è semplice reperire sul territorio soprattutto ingegneri elettronici o meccanici che magari abbiano magari un'esperienza in quest'ambito, quindi motori elettrici piuttosto che elettronica, e non è neanche difficile, è neanche facile appunto trovarli nel territorio, perché molto spesso li trovi magari in altre regioni, ma sappiamo che poi non è semplice chiedere a qualcuno di trasferirsi magari in un paese come può essere Deauville, in una città come può essere, confermo assolutamente. Manca. Parlavo anche con un collega parlamentare che è proprio in commissione istruzione, e lui mi raccomandava, diceva: Girotto, mi raccomando, ricorda sempre che dobbiamo aumentare del 25% il numero di laureati in materie scientifiche, perché non li abbiamo. E quindi io per l'ennesima volta rinnovo, diciamo, l'invito a valutare anche questa possibilità. Poi è chiaro che ognuno deve seguire le proprie passioni, però in Italia mancano i tecnici. Concordo appieno, anche perché poi appunto, soprattutto magari visto che abbiamo qua qualcuno insomma che si occupa in particolare del Veneto, in questa zona specifica per noi le selezioni di ingegneri elettronici e meccanici sono selezioni molto complesse, che durano tanto tempo, e a volte siamo costretti a rallentare i progetti proprio perché non abbiamo le risorse umane per portarli avanti. E questo è un peccato, perché chiaramente è anche un know-how importante che appunto noi teniamo in maniera particolare a tenere in Italia, nonostante poi sappiamo che anche nel resto del mondo si stia lavorando su questo tipo di settori. Per rispondere alla tua domanda invece sui rapporti con l'università, assolutamente sì, collaboriamo chiaramente con l'Università di Padova, che è qui vicino, ma anche con altre università, ad esempio per lo sviluppo del motore col Politecnico di Torino, perché chiaramente andiamo dove si possono reperire competenze e risorse per poter darci una mano, soprattutto nei picchi di progettazione su questa tipologia di prodotti. Ecco, ovviamente per quanto riguarda soprattutto il mondo dell'elettrodomestico, come vedete ormai siamo rimasti in pochi come produttori di componentistica, i nostri clienti sono tutti i principali produttori di elettrodomestici, direi che o per un motore o per una pompa o per un ventilatore siamo presenti, oserei dire, dappertutto, e questo sicuramente è anche un bel biglietto da visita, perché come sapete l'elettrodomestico richiede una qualità altissima, i nostri motori hanno una qualità, insomma si parla di parti per milioni di difettosità, perché poi è un requisito per sopravvivere in questo ambiente. E un altro requisito è quello dell'efficienza produttiva, perché come immagino sappiate tutti, oggi sopravvivere nel mondo elettrodomestico vuol dire avere altissima efficienza, perché i margini sono molto bassi e quindi si compete con quasi tutti i concorrenti asiatici, e quindi è importante anche in questo caso avere un'altissima efficienza, quindi un'attenzione ai processi produttivi per essere sicuri di poter competere nella maniera corretta. Perfetto, adesso lascio la parola a Gianfranco e ci addentriamo invece nelle motivazioni che ci hanno portato a investire parecchi milioni di euro sulla parte di mobilità elettrica. Bene, buongiorno a tutti, mi chiamo Gianfranco Nanni, sono responsabile marketing del gruppo Ascol. È chiaro che all'alba del 2010 circa, quando è stata affrontata insomma la scelta strategica di andare verso un nuovo segmento di attività, la mobilità elettrica era una delle possibili applicazioni del motore.
Però c'è stata una scelta molto decisa, caparbia, anche molto coraggiosa, visto che nel 2000, già oggi parliamo di numeri molto piccoli, nel 2010 si parlava di veramente unità o di idee, però insomma abbiamo deciso di investire in un progetto di Made in Italy. Le motivazioni sono molteplici, sicuramente il know-how storico dell'azienda sui motori ad alta efficienza, brushless come vengono chiamati, ma anche il fatto che viviamo in un contesto della pianura padana dove l'inquinamento è sicuramente quotidiano, odierno, elevato, e per cui insomma anche un minimo di responsabilità e di volontà di contribuire ad un settore importante, insomma la mobilità dicono sia una delle grandi conquiste della libertà dei cittadini, per cui insomma l'inquinamento rischia di far perdere un po' di libertà. Quindi insomma la mobilità elettrica rappresenta la possibilità di riappropriarsi della piena libertà di movimento. Non c'è solo il tema ambientale, ci sono anche i temi legati al costo della mobilità che con i combustibili tradizionali diventa sicuramente sempre più problematica, sempre più costosa. Sappiamo invece che l'elettrico oggi offre un'alternativa ecosostenibile e anche economica, più competitiva, economica. Ricordiamo che nel 2018 il dato che abbiamo dall'ISPRA è che il 40% delle città ha sforato i valori di tolleranza di emissioni, quindi 40% di sforamenti, ed è tantissimo. E ricordiamo altresì che in questo momento per una vettura elettrica il costo chilometrico è estremamente più basso rispetto a una vettura, diciamo, a benzina, gasolio. Si risparmia veramente 50-60% in termini di costo proprio di combustibile. Chiaramente, oltre alle considerazioni di contesto ambientali, di utilizzo, ci sono chiaramente anche i disegni dell'Unione Europea che sta lavorando, legiferando a favore di una mobilità diversa, quindi gli obiettivi europei li conosciamo bene. Li ricordiamo, per il 2030 le automobili dovranno ridurre le loro emissioni del 37,5% o 37,5% e i furgoni, i veicoli commerciali del 31%, quindi il progresso dovrà essere decisamente corposo. Assolutamente, quindi la spinta del legislatore a modi di muoversi differenti, quindi la propulsione elettrica rappresenta sicuramente una delle opzioni che riteniamo assolutamente vincenti, non solo sull'ambito delle auto, dei furgoni o comunque dei veicoli pesanti, ma anche dei veicoli leggeri che, come diceva molto, come diceva precedentemente il senatore, assolutamente rappresentano delle soluzioni molto interessanti di mobilità condivisa o privata, ma molto efficace soprattutto nelle brevi distanze. Igor, se puoi zoomare un attimo, interrompo solo per dire che fra 4 ore circa, verso 17, faremo una seconda visita a una seconda azienda, quindi un'altra azienda, e andremo a vedere qualcosa di molto vicino a questo, quindi un microveicolo urbano, tipicamente urbano, molto molto piccolo, molto compatto, totalmente elettrico. Quindi per chi ha piacere, verso 17 faremo anche quest'altra visita. Bene, perché sostanzialmente l'obiettivo ambizioso che ci siamo posti era quello di contribuire in maniera efficace alle problematiche molteplici del muoversi in città e diciamo a ridosso della città, quindi mobilità urbana e perurbana, quindi veicoli a due ruote sappiamo che occupano il 60% di spazio in meno, quindi rispetto alle auto determinano anche vantaggi in termini di minore congestione, i problemi del parcheggio e quindi dei tempi legati al parcheggio sono decisamente minori, la facilità di accesso alle ZTL, piuttosto che i problemi del sistema di trasporto pubblico, insomma, possono essere risolte in maniera efficace dal punto di vista economico, smart, se vogliamo usare questo termine, appunto ambientale, in maniera ottima anche con dei veicoli elettrici leggeri. Per cui, insomma, a partire dal 2014 è iniziata la commercializzazione, in realtà dal 2015, scusate, è iniziata la commercializzazione delle prime soluzioni di Ascoli, vediamo qui davanti, poi avremo modo di entrarci nel merito,
portano dietro alcune scelte tecnologiche importanti che poi hanno costellato la breve storia di Ascoleva, che appunto è partita nel 2014, ma è entrata già in ambiti di utilizzo molto interessanti. Lo sharing sicuramente per noi molto importante anche come sviluppo futuro assolutamente concreto. Aggiungerei anche la considerazione sulla mobilità, che è stata menzionata, mobilità professionale, quindi le consegne dell'ultimo miglio, l'accesso ai centri storici da parte di chi lavora con un veicolo, di nuovo le due ruote, dal delivery food, insomma pizza delivery, per rimanere su qualcosa di molto italiano, ma anche delivery postale, insomma, se vengono utilizzati dei veicoli elettrici, abbiamo testimonianze di utilizzo che mettono insieme ecologia ma soprattutto economia. Un esempio, una flotta di pizza delivery di Firenze che risparmia circa 10.000 euro al mese perché ha cambiato la propria flotta da termica a endotermica, sto parlando di scooter, a elettrico. Quindi insomma parliamo di vantaggi concreti, non solo di teoria. Sì, ribadisco, l'ho detto qualche giorno fa, i primi che passeranno all'elettrico sono gli operatori professionali che fanno trasporto merci oppure taxi, noleggio, sharing, i cui veicoli fanno non i 12.000 km di un'auto privata, perché in Italia il chilometraggio medio annuale di un'auto, diciamo così, personale, privata, è 12.000 km, che è veramente molto poco. E invece questi mezzi che stanno in strada per la consegna merci, oppure trasporto pubblico, taxi, operatori professionisti, noleggio e sharing, sono 80, 90, 100.000 km all'anno, per cui il tempo di ammortamento dell'acquisto di un veicolo elettrico è bassissimo. Ribadisco però che anche l'utilizzo privato, se voi fate il conteggio del risparmio del carburante, risparmio dell'assicurazione, risparmio del parcheggio, ZTL, la manutenzione. Manutenzione, bollo che in alcune regioni è gratuito, soprattutto manutenzione, già adesso acquistare un'auto elettrica, ripeto, facendo il conteggio di tutta la vita, già adesso è assolutamente concorrenziale, competitivo. Poi ognuno ovviamente deve farsi i conti di tasca propria. E ribadisco altresì che, come ho fatto vedere qualche giorno fa, abbiamo camion totalmente elettrici, abbiamo veicoli commerciali totalmente elettrici, abbiamo piccoli veicoli commerciali totalmente elettrici, abbiamo autobus elettrici che purtroppo in questo momento sono soprattutto stranieri, però ribadisco, abbiamo già l'intera gamma di veicoli elettrici, quindi il passaggio, a mio modo di vedere, deve essere immediatamente sull'elettrico, perché gas metano produce emissioni molto sottili e molto numerose, quindi i pericoli per la salute non sono assolutamente eliminati. E l'Euro 6 produce 160 grammi di CO2 per chilometro, che quindi siamo già oltre qualsiasi limite. Tanto è vero che per il 2020 tutti i veicoli dovranno rispettare il limite di 95 grammi per chilometro. Quindi assolutamente non ci siamo, andiamo sulla mobilità elettrica. Allora, chiaramente degli ambiti importantissimi, poi vedremo queste immagini direttamente sulle linee produttive. Le scelte che ha fatto ASCO sono quelle di integrazione non solo della parte progettuale, ovviamente qui in Italia, ma anche di tutta quella che è la produzione, quindi sostanzialmente realizziamo i controlli elettronici dalla progettazione alla realizzazione proprio produttiva. Questo è il famoso BMS. Questo è il famoso BMS dello scooter, che vi sentirete parlare sempre più spesso perché è il cuore dell'elettronica. BMS significa Battery Management System, quindi sistema di gestione della batteria, perché la batteria diciamo è un oggetto comunque delicato, per farlo durare a lungo bisogna caricarla con un certo tempo, certo, una certa modalità, scaricarla con una certa modalità, quindi c'è una grossissima concorrenzialità, competitività nel fare un BMS sempre migliore degli altri, sempre aggiornato, perché la batteria è un oggetto che va gestito con molta cura. Assolutamente, e qui vedete la batteria dello scooter con il BMS montato a bordo. Ecco, bella pesantina, questa siamo ioni di litio. Ioni di litio, assolutamente, noi riteniamo che sia la tecnologia. Poi ve la faremo vedere anche, diciamo, sull'oggetto, perché questa plastica esterna che vedete, qui è stata segata, insomma è stata aperta, si presenta come una valigetta, e quindi quando io termino la corsa,
in questo caso è una batteria di uno scooter. Esatto. Quando termino la corsa, molto banalmente apro la sella, tiro fuori questa specie di valigetta e la posso portare in ufficio o a casa e metterla sotto carica su una normale presa 220. Quindi questa, diciamo, è molto simpatica come... Ah, eccola vediamo, qua. Qui vediamo proprio la l'oggetto. Quindi capite che prendersi questo, intanto faccio diminuire i furti, perché questo è l'oggetto che costa di più, è un oggetto che costa di più. E poi soprattutto arrivo a casa e l'attacco su una normale 220. La ricarico, chiaramente qui c'è l'accesso alla ricarica e c'è un caricabatteria che è la portatile. Ricarica in quanto tempo? Allora, una batteria di questo tipo viene ricaricata in circa 3 ore, 3 ore e mezza. Ecco, e siccome se lo stanno già chiedendo, quanti chilometri di autonomia ha lo scooter? Allora, lo scooter, diciamo, nella configurazione più performante, quindi un 70 km orari, arriva da test omologativo, che è un test reale, non è un test fatto a banco, su strada, ai 96 km. Poi si sa che le condizioni reali possono essere più gravose. Facciamo anche 90 km che sono più che sufficienti per un pendolarismo, diciamo, lavorativo urbano. Assolutamente. Quindi sostanzialmente la scelta strategica di produrre, oltre ai motori, il nostro storico know-how, anche tutta la componentistica tecnologica qui in Italia, e la visiteremo presto, insomma. Quindi diciamo che a parte la batteria in senso strettissimo, che perlomeno le celle vengono fatte purtroppo in Europa non c'è produzione. Assemblaggio, vi ricordo che siamo stati 2 settimane fa in un'altra azienda, sempre qui della zona di Vicenza, si vede che avete il pallino, che sta proprio costruendo una linea industriale per fare l'assemblaggio delle celle a litio, e quindi farà il pacco batterie. Dopo lo vedremo di là, insomma, durante la visita alle linee. Motori brushless, in questo caso per bicicletta, motore a mozzo, e motore brushless per lo scooter, e poi controlli elettronici, il BMS, l'abbiamo detto prima. Questo invece è un controllo motore scooter, il cosiddetto inverter, fondamentale per ottenere le migliori prestazioni. Ecco, giusto per i non tecnici, il brushless come innovazione anche è molto più semplice rispetto a... Allora, costruttivamente è più semplice, poi abbiamo un veloce approfondimento, ha il grande vantaggio che a parità di energia di potenza erogata consuma molto meno, che è fondamentale in un veicolo elettrico dove immagazzino un certo quantitativo di energia all'interno di una batteria. Ecco, faccio la solita domanda che faranno molti. Anche questi scooter sono dotati dell'elettronica che consente durante la frenata di... Produrre energia durante la frenata o in discesa, diciamo. Certo, la rigenerazione, cosiddetta rigenerazione, è assolutamente una delle caratteristiche dei nostri scooter, e permette un recupero di energia significativo, visto che ogni chilometro di autonomia per questa tipologia di veicoli è importante. Per cui c'è addirittura un selettore sul veicolo che permette di scegliere o una rigenerazione più blanda oppure una rigenerazione, quindi un freno motore più forte, nell'esempio che faceva appunto prima, nella strada in discesa è inutile andare frenando, ma c'è la possibilità di far frenare il motore e di utilizzare il freno solo nel momento in cui desidero effettivamente fermarmi, insomma. Sì. Quindi tutto questo è prodotto in Italia. Oltre alla produzione dei componenti, lo vedremo poi, c'è la produzione e l'assemblaggio dell'intero veicolo, abbiamo una capacità produttiva che è già molto più grande di quello che oggi è il mercato, però insomma crediamo fortemente, insomma. Quindi questo lo vendete in Italia, in Brasile? Allora, oggi il nostro mercato di riferimento è europeo. Quindi l'Italia è sicuramente un nostro mercato principale, ma abbiamo, forse lo vediamo nel quadro successivo, una rete distributiva che abbraccia un po' tutto il continente europeo, con interessanti sviluppi anche in Nord America e nell'area del Middle East, che sono aree che stanno crescendo notevolmente. Due cenni sul mercato dei veicoli elettrici a 2 ruote. Allora, partendo dalle biciclette e biciclette a pedalata assistita, il mercato europeo delle biciclette è un mercato grande, fa circa 20 milioni di pezzi l'anno. Se ci soffermassimo solamente a guardare cosa stanno facendo le bici a pedalata assistita, verrebbe da pensare in maniera positiva, perché, come si può vedere, c'è un trend di crescita
molto importante. In realtà stiamo parlando di circa il 10% del mercato, che per carità è già un numero interessante, ma è nulla rispetto alle potenzialità che la bicicletta pedalata assistita può portare come beneficio alle città e alla mobilità all'interno dei centri storici. Per esempio, se si fa un salto in Italia, dove l'arena competitiva è certamente affollata, adesso non sono neanche tutti i marchi che distribuiscono bicicletta pedalata assistita, i dati sono ancora peggiorativi, perché a fronte di un mercato complessivo di circa 1.700.000 unità, la bici elettrica, lo vediamo qui, rappresenta poco più dell'8%, quindi stiamo parlando di 148.000 pezzi che tutti i marchi che abbiamo visto nel quadro precedente cercano di, come dire, guadagnarsi. Questo per dire che le potenzialità ci sono, formule di incentivo a questo tipo di mercato, e non sto parlando solo di incentivi monetari, ma incentivi alla ciclabilità, le piste ciclabili che ci sono in Germania piuttosto che in altri paesi nordici rappresentano degli incentivi non monetari che sono molto importanti per... Allora ribadisco la notizia data qualche giorno fa: il Ministero delle Infrastrutture ha stanziato 500 milioni proprio per piste ciclabili, sia urbane che anche turistiche, diciamo, quindi extraurbane. È una cosa su cui ci crediamo totalmente. Io stesso vado al lavoro in bicicletta, per cui è un problema che sento assolutamente presente. Roma sta preparando il grande raccordo urbano ciclistico, quindi su questo state tranquilli che ci crediamo tantissimo. Ribadiamo, andare in bicicletta non è un tornare indietro nel senso di povertà, ma è un guadagnare tempo, è semplicemente un guadagnare tempo. Io lo racconto spesso, una sera dovevo andare a una riunione a 3 km di distanza da Palazzo Madama, io avevo la bicicletta, un mio collaboratore invece diciamo era a piedi e quindi ha preso un taxi. Io sono arrivato 10 minuti prima di lui, quindi significa guadagnare tempo, e il tempo sappiamo che ha un suo costo indifferente. La bicicletta è in assoluto il veicolo più veloce. Poi se è a pedalata assistita non si fa assolutamente fatica, si va in salita tranquillamente, diciamo si arriva senza una goccia di sudore. Assolutamente. Poi ecco, se pensiamo a un ambito turistico, le formule di sharing che magari possono mettere a disposizione di un numero crescente di cittadini biciclette o veicoli di questa tipologia, insomma, sono... A breve arriveranno gli scooter elettrici, scusate, i monopattini elettrici, per cui correte alla svelta, perché avete già diversi, ci stiamo lavorando. Avete già diversi concorrenti. Per quanto riguarda invece le moto e i ciclomotori, adesso magari il dato è piccolo, sostanzialmente qui vediamo il mercato complessivo europeo, parliamo tra moto di 1 milione circa di pezzi e ciclomotori 270.000 abbondanti, quindi sono sostanzialmente circa 1.300.000 pezzi. Gli elettrici, stiamo parlando di 7.000, non, cioè un numero veramente contenuto di moto, e circa 40.000 ciclomotori. Quindi sostanzialmente vediamo che solo il 3% del parco circolante europeo è di moto, in Italia scendiamo all'1,44%. Approfitto per ricordare che il bonus, i famosi 6.000 euro per auto elettriche, il bonus c'è anche per i ciclomotori elettrici, quindi mi raccomando, c'è il bonus anche per il ciclomotore elettrico, quindi chi vuol farsi due conti li faccia, perché è un aiuto non indifferente. Ricordiamoci sempre che i ciclomotori normali, con motore a scoppio, quindi quasi tutti quelli che vediamo in circolazione, sono fortemente inquinanti. Basta mettersi dietro il tubo di scarico, ci sono anche modelli Euro 4, Euro 5, però sono pochi, quantitativamente sono pochi. Se voi vi mettete dietro la stragrande maggioranza dei ciclomotori normali, sono ancora pesantemente inquinanti, per cui il passaggio anche della micromobilità dal motore a scoppio all'elettrico lo abbiamo voluto incentivare proprio inserendoli anche loro nell'ecobonus. Ecco, ne approfitto per un appello, perché è ottimo che la finanziaria preveda l'incentivo anche ai ciclomotori, manca ancora il decreto che il mercato sta aspettando, perché chiaramente
Sappiamo che c'è un po' di pubblico. Il ministero ci sta lavorando. E quindi insomma sarebbe lo facciamo senz'altro. Ovviamente c'è sempre qualche cosina che rallenta, ma mi hanno assicurato che a brevissimo è pronto. Bene. Alcuni aspetti tecnologici, alcuni li abbiamo già visti. La batteria fatta in Italia, fatta nello stabilimento qui di fianco, è estraibile. L'estraibilità è un indubbio vantaggio perché permette la massima flessibilità di utilizzo. Problema furto non c'è, e poi posso ricaricare in qualsiasi momento, quindi in ufficio, in casa, al bar, se proprio rimango senza energia. Abbiamo... Per quanti cicli di ricarica è diciamo omologata, testata, quante volte si potrà ricaricare questa batteria? Allora, questo è un dato che cambia a seconda della tipologia di batteria e di cella. Dipende molto dall'utilizzo, nel senso che gli ioni di litio hanno una vita veramente lunga, ma parliamo di 800 cicli, insomma comunque un numero veramente importante, se cerchiamo di stare lontani dagli estremi della ricarica totale e dalla carica totale. Quindi spannometricamente in media possiamo dire 500 ricariche? Allora, 500 ricariche trattandolo bene si possono assolutamente realizzare. Anticipo un tema che vedremo poi. Abbiamo realizzato dei caricabatteria programmabili, quindi sono dei caricabatteria più evoluti, anche più costosi, ma la scelta non è fatta a caso, perché permettono di selezionare per esempio la ricarica al 90%. Quindi rinuncio a poca autonomia, ma prolungo notevolmente la vita residua della batteria. Quindi vedete qui il layout della batteria dello scooter, la bicicletta chiaramente ha un'altra tipologia di layout, però appunto sostanzialmente abbiamo sviluppato un pacco batteria da 300 Wh per la bicicletta, da 1,1 kW quasi, che è 1,1 kW, che è questo che vedete, fino ad arrivare a quasi 1,5 kW per gli scooter più importanti. E arriviamo anche a equipaggiare gli scooter con doppia batteria, per cui insomma l'autonomia arriva ai valori che dicevamo poc'anzi. Sulle batterie c'è un enorme crescita, sviluppo tecnologico, già insomma negli esempi che vediamo, insomma, dalle celle da 2,2 siamo passati alle celle a 2,9, e la strada insomma al potenziamento delle batterie è assolutamente visibile, si parla già di 3,5, 3,8, insomma, quindi possibilità di avere nella stessa dimensione autonomie sempre più importanti, per cui insomma rendere sempre meno frequente la necessità di ricarica. Quindi se devo ricaricare una volta a settimana è ancora più vantaggioso di dover andare a fare benzina al benzinaio ogni 2-3 giorni se uso spesso il veicolo. Sì, sul settore della batteria ci sono decine di studi e di prototipi in corso. Il litio rimane il metallo che in questo momento ha le caratteristiche migliori, soprattutto per l'utilizzo automotive che richiede degli spunti e delle potenze molto elevate. Per cui quando parliamo di ricarica per la casa o per l'industria possiamo andare su altre tipologie di batterie, ma per l'automotive in questo momento il litio rimane il migliore. Gli esperti ci dicono che c'è litio a sufficienza per tutta una circolazione di autoveicoli mondiale elettrica. Ce n'è abbastanza per far girare tutte le macchine, automobili, camion elettrici. Non ce n'è abbastanza nel momento in cui dobbiamo usarli anche invece in modalità stazionaria, quindi vuol dire casa, fabbrica, ma in questo caso possiamo utilizzare batterie diciamo un po' meno performanti e quindi il problema diciamo non sussiste. Ce n'è a sufficienza per fare tutto il passaggio. Poi discorsi geopolitici e di costo è un altro paio di maniche, ma almeno quantitativamente per la mobilità elettrica ce n'è. Ok, quindi qui vedete le soluzioni della batteria che abbiamo sviluppato internamente, con lo sviluppo e la produzione interna del BMS, l'assemblaggio che vedremo a brevissimo, e quindi questo ci permette insomma di essere anche più competitivi sul mercato, perché facciamo sostanzialmente il cuore del veicolo, non dobbiamo andare a comprare componenti di alto valore, ma le produciamo direttamente qui in Italia. Okay.
Questo è il caricabatterie della bicicletta che vede le modalità a cui facevo riferimento prima. Quindi è possibile in maniera molto elementare selezionare la modalità di carica. Insomma, farlo durare di più. Andiamo avanti velocemente. Quindi la parte di motori, qui insomma, per parlare di efficienza, l'abbiamo accennata prima, insomma, è fondamentale che il motore consumi meno energia possibile per attivare il veicolo. E quindi vediamo delle efficienze dei nostri motori. Queste zoomate bene qua, perché ribadiamo che è il concetto chiave della mobilità elettrica, perché un'auto con motore a scoppio ci posso mettere il biocombustibile, ci posso mettere biometanolo, ci posso mettere elettrofuels, quindi carburanti generati da elettricità, ma sempre carburanti per motori a scoppio, ci posso mettere qualsiasi cosa, ma l'efficienza di un motore a scoppio è attorno al 25, 30, dipende se lo usi in autostrada, se lo usi in città. Queste sono le efficienze dei motori elettrici, sono almeno il triplo, quindi proprio a parità di energia consumata un motore elettrico fa almeno il triplo dei chilometri. Qui vediamo la costruzione del nostro powertrain, quindi sostanzialmente vediamo in quest'area il motore elettrico con il suo azionamento e poi, a proposito di manutenzione, una trasmissione molto semplice, perché è fatta da due ruote dentate e due cinghie, che permette l'economicità di manutenzione di questi veicoli. Se si rompe una cinghia, 10 euro, lo sostituisco, molto veloce l'intervento, per cui insomma l'economicità oltre che l'efficacia della costruttiva e prestazionale del veicolo. Per andare più sul complesso, insomma, sono comunque, per quanto veicoli leggeri, dei veicoli che hanno dei sistemi dell'automotive, quindi tutte le componenti elettroniche del veicolo, dai BMS della batteria, caricabatteria, il controllo veicolo, si parlano, si scambiano informazioni e quindi insomma, volendo, insomma, ce le possono anche trasmettere. In questo momento non usiamo, insomma, questa tipologia, ma ci stiamo attrezzando per avere la connettività anche dei veicoli, che è sempre una necessità sempre più attuale. Sui mezzi sharing non c'è la connettività? Sui mezzi sharing assolutamente sì, stavo effettivamente facendo riferimento ai veicoli per uso privato. Nei mezzi sharing è fondamentale, quindi c'è una cosiddetta black box che comunica sia con l'utilizzatore nel momento in cui devo prenotare il veicolo, ma poi anche con la sala di controllo per dare, per esempio, l'allarme che le batterie si stanno scaricando, arriva all'operatore, sostituisce in pochi secondi il pacco batteria ed siamo pronti a ripartire con 100% di autonomia. La nostra visione, appunto, di avere veicoli per la mobilità personale, per la mobilità professionale e per lo sharing, proprio perché la mobilità urbana ha assolutamente varie accezioni. Adesso vado velocemente. Sì, una cosa intanto mi permetto di dirla, il fatto di essere così connessi diciamo via internet, avere il GPS integrato, per esempio le bici in sharing che ci sono in Cina hanno tutte il GPS, intanto permette di non essere rubabili, perché con il GPS affogato dentro praticamente non vengono rubate, ma permette anche un'automazione e quindi una facilità di utilizzo per quando si parla della modalità noleggio. Già adesso, anche qui in Italia, tu puoi noleggiare l'auto con l'app, fai tutto col telefonino, la noleggi, ma anche la apri senza la presenza di un operatore fisico. Puoi noleggiarla a mezzanotte, alle 2 di notte, arrivi lì, schiacci il pulsantino dello smartphone e lo smartphone ti apre l'automobile, perché l'automobile è equipaggiata sia con GPS che con l'elettronica che gli consente di essere gestita remotamente. Quindi ho la massima flessibilità di utilizzo, prendo la macchina quando mi serve, la mollo quando mi serve e la macchina fa tantissimi chilometri e si ripaga più velocemente. Assolutamente, poi lo vediamo anche applicato allo scooter, qui una panoramica veloce dei nostri modelli cittadini, dalle pieghevoli alle city, alle bici un po' più da turismo o trekking. Questi gli scooter, quindi i 70 km orari, 50 km orari di posto e monoposto. Per la mobilità, diciamo, professionale, vediamo qua alcuni esempi di delivery pizza, piuttosto che un ambito nuovo per noi, insomma, quello della vigilanza, per esempio, all'interno di aree commerciali o notturne all'interno delle aziende. Se poi pensiamo, insomma, al delivery postale, osserviamo Poste Austriache, per dire un esempio,
virtuoso che ha il progetto, insomma, di convertire tutta la sua flotta in elettrico in tempi veramente brevissimi. Insomma, speriamo che anche in Italia si faccia altrettanto. Quindi veicoli professionali, vedete, con equipaggiamento pensato per il trasporto di beni o di corrispondenza. E infine, per quanto riguarda lo sharing, la nostra visione di sharing a 360 gradi, quindi bici, scooter, perché no, monopattini presto, con, come spiegava il senatore, la possibilità di essere attivati dal telefonino. Quindi questo è un prototipo di bicicletta pensata per lo sharing, quindi con una piccola batteria che è di fatto una power bank, mi permette di abilitare lo sblocco del veicolo, quindi non ho più un'infrastruttura onerosa e costosa per chi impianta il programma di sharing. Mi porto la mia carica, che mi è molto utile per altri utilizzi, un po' il concetto che si diceva prima, il veicolo elettrico che diventa poi anche motore di altri oggetti. In piccolo, chiaramente in una bicicletta, con GPS, GPRS, quindi la possibilità di essere rintracciata in maniera semplice e veloce con l'app del telefonino. Questo invece è lo scooter per lo sharing, che già trova applicazione in due programmi molto importanti italiani, Mimoto su Milano e Torino, e Incultra su Roma, esattamente, e Milano, poi in Spagna, Barcellona e Lisbona, in Portogallo, insomma. Il funzionamento è esattamente come lo spiegava prima. L'abbiamo già detto più volte, ma lo ribadiamo un'altra volta, insomma, si parla di vero Made in Italy, non è un adesivo o un'etichetta che attacchiamo ad un prodotto che portiamo da qualche altra parte. Completiamo la panoramica con quella che è la componentistica. Tutti questi oggetti possono muovere biciclette o scooter prodotti da altri operatori, quindi la nostra visione è quella di offrire motori, batterie e controlli, display, insomma, per diversi operatori, produttori di biciclette o scooter. E già oggi, invece, cambiando invece settore, offriamo questi componenti per i kart, per piccole imbarcazioni, per i trattorini rasa erba, che sono solamente tre delle innumerevoli applicazioni. Fate anche, appunto, prodotti, cioè fornite il motore per... Allora, in realtà stiamo sviluppando delle soluzioni anche per... Sta partendo anche questo settore. Per le barche, soprattutto piccolissime imbarcazioni per i laghi. Poi è chiaro che da lì si può scalare e aprire. Sì, perché andare a godere, diciamo così, delle bellezze di un porto, soprattutto turistico, e poi sentire la puzza della benzina, dell'olio, non è il massimo. Quindi questo si potrà fare velocemente. Ricordo che proprio qualche giorno fa ho fatto vedere i traghetti, quelli che fanno Danimarca, Svezia, traghetti lunghi oltre 100 metri, quindi parliamo di navi decisamente importanti, oltre 100 metri di lunghezza, sono totalmente elettrici, quindi si può fare anche, ovviamente in questo caso il percorso, il tragitto è breve, e quindi, diciamo, l'autonomia è sufficiente, però già spostare la parte traghettistica, in cui appunto i percorsi sono brevi ma molto frequenti, sarebbe già estremamente importante. Quindi anche in questo caso i prodotti sono già pronti. Bene. Andiamo a vedere un po' di toccare un po' con mano la produzione. Allora, per la produzione adesso ci spostiamo e speriamo che il segnale tenga, perché ovviamente siamo all'interno di un capannone, quindi noi ci proviamo, speriamo che il segnale, insomma, sia decente, per far vedere anche un po' la linea di produzione. Bon, spostiamoci allora. Ci facciamo guidare. Seguiamo il responsabile. Nello stabilimento qui di fianco. Allora, adesso vediamo la linea produttiva dello scooter, la linea produttiva delle batterie e le linee di assemblaggio delle biciclette. Poi
Qui ci siamo spostati di capannone, quelli diciamo erano gli uffici e adesso entriamo sui capannoni produttivi. Che cosa vediamo assolutamente, quindi cerchiamo di stare nei percorsi gialli, sì, poi sì, qualche piccola eroga se la prendiamo. Vedete, è uno stabilimento che ha una doppia produzione, quindi sostanzialmente rispetto al corridoio centrale dove ci porteremo, sul lato sinistro c'è produzione del business acquariologia, quindi okay, non ci interessa. Sul lato destro invece c'è la produzione della parte veicoli elettrici, quindi visiteremo solamente la parte destra. Poi per la ripresa magari se c'è un problema di lungo già di non inquadrare le persone ma mettere. Ricordiamo che stiamo parlando di una realtà che è partita 4 anni fa con queste linee di produzione di elettrico, quindi stiamo parlando di settori assolutamente recenti come nascita. Adesso sono andato a chiamare il responsabile di produzione, quindi un attimo di pazienza. Poi ricordo, verso le 17 andremo a vedere un'altra fabbrica a un centinaio di chilometri da qui e vedremo la costruzione di una micro vettura per il settore urbano. C'è segnale? C'è segnale. Cambiamo campo. Poi possibilmente nei mesi prossimi vorrei portarvi anche in altre aziende, quelle che fanno i motocarri elettrici, quelle che stanno progettando altri veicoli completi elettrici italiani. È una grossa sfida.
E visto che ci siamo, vi ricordo che il bonus per l'acquisto di auto elettriche è di 6.000 euro se contemporaneamente smantellate, rottamate una vecchia auto, e 4.000 euro se invece non rottamate una vecchia auto. Approfitto anch'io della parentesi per dire che anche come Regione Veneto c'è un bonus sempre sul comparto energie fotovoltaico, non per fare l'impianto fotovoltaico, ma per chi ha già l'impianto fotovoltaico, abbinare un impianto di accumulo che permette di immagazzinare l'energia solare anche di notte e poi essere usato anche di giorno. Sta per uscire, io lo sto tenendo monitorato, appena uscirà il bando di questo contributo lo vi avviserò Gianni, che così ne darà pubblicità anche lui, e quindi è perché è importante, permette di ammortizzare gli impianti in molto più breve termine. Benissimo, grazie Simone, grazie. Bene, allora Silvana Bisogno, piacere Silvana, che ci accompagna nella visita delle linee. Allora, sostanzialmente, la possiamo partire già da qui, no? Certo. Ok. Allora, sostanzialmente, qui faccio un breve cappello io, c'è tutta un'area di assemblaggio dei motori, quindi di asservimento poi... Questa è la parte rotante del motore dello scooter, che appunto permette di completare il motore di fatto prima dell'avvio dell'infrastruttura, che poi produce in flusso, quindi in linea, lo scooter. Ci vediamo nelle altre componenti, che sono controlli del veicolo, quindi è un'elettronica. Qui dentro c'è un circuito elettronico. Cioè, è l'anima dello scooter. La centralina. La cosiddetta centralina. Esattamente. Poi vediamo lì, quelli sono i controlli motore che abbiamo visto prima, sono già resinati e pronti per, sì, pronti per essere montati sui veicoli. Vuoi aggiungere qualche cosa? Beh, qui non ho niente in particolare. Se vogliamo un attimo curiosare di più proprio nell'anima del motore, ci possiamo avvicinare eventualmente al motore per vederlo. Quello che prima vedevamo i circuiti elettronici, qua viene coperto con questa resina per renderlo impermeabile, per dissipare anche meglio il calore. Qualcosina del mio lavoro. Tutte queste alette qui servono per raffreddare. Prego, prego, fate vedere, diciamo, il dettaglio. Quindi questa è proprio la parte che muove. È l'anima della trazione del motore, dello scooter, dove abbiamo tutto il motore assemblato tra il rotore e lo statore, che abbiamo visto nella sezione di prima, e due puleggi di trascinamento con le loro cinghie. Era il concetto che dicevo prima, molto semplice, quindi una facilità costruttiva, quindi velocità per certi versi nell'assemblaggio, ma poi altrettanta facilità e efficacia in caso di intervento di manutenzione. Azzardo, anche se non sono un esperto, ma grazie alla coppia del motore elettrico, in questa versione non c'è assolutamente bisogno del variatore, perché abbiamo già una coppia di motore che permette una trasmissione diretta. Quindi non c'è il cambio in buona sostanza? Non c'è assolutamente il cambio. Non c'è il cambio, è quindi... È anche più semplice a livello di componenti. È una buona notizia per l'utilizzatore finale. Per una serie di industrie italiane, soprattutto quando parliamo di automobili, è una notizia decisamente più delicata, perché molti veicoli elettrici, anche più grandi, non avranno bisogno del cambio. Assolutamente no. Quindi è una buona notizia per l'utilizzatore finale, per una serie di fabbriche italiane è decisamente una notizia più delicata. Anche le aziende là devono buttarsi sui droni. Bene. Se ci spostiamo un attimo qui, vediamo inizio della linea, sostanzialmente adesso sarà facile vederla tutta. Si vede insomma la costruzione. Possono mettersi fino a qua? Sì, no, possiamo anche entrare un po' di più. Come vedete ci stiamo un attimo organizzando per portare la nostra tecnologia sulle nuove
innovazioni che ci porteranno ad avere anche la nuova tecnologia 4.0 attraverso questi anche monitor, questi monitor che vedete qua, dove ogni operatore sarà seguito dalle informazioni che dovrà seguire per il montaggio di ogni verrà guidato e ogni cella riceverà delle informazioni sul corretto montaggio, sulla corretta esecuzione di alcune operazioni per quanto riguarda le chiusure, soprattutto di sicurezza, perché abbiamo ottenuto il fatto di concentrarci su alcuni punti di assoluta sicurezza, tra i quali i perni più importanti, quello che trattiene il motore, la ruota o quant'altro, quindi che hanno bisogno è per la sicurezza dell'operaio, non dell'operaio ma di colui che avrà dell'utente finale. L'operaio sa di aver fatto l'esecuzione perfetta del lavoro, l'utente sa che monta sicuramente in un mezzo sicuro, dove non dovrebbe smontarsi assolutamente nulla. Bene. Quindi non vorrei andare troppo nel tecnico, ma vedo già applicazioni di production, sì, assolutamente. Questo è un po' più per gli addetti ai lavori. Sì, ci stiamo attrezzando sempre di più per quanto riguarda proprio il sistema in tutto. Non possiamo purtroppo andare perché è un po' pericoloso, perché abbiamo scritto vengono girati sostanzialmente in 12 stazioni, giusto? Sono 11 stazioni, se poi consideriamo anche il finale la 12. Questo è la parte interna di quello che prima abbiamo visto, della bicicletta in questo caso, quindi abbiamo delle testatine ferromagnetiche che sono queste parti di grigio più scuro, mentre si intravedono i lamierini che costituiscono il pacco statorico. Questo è un prodotto che vi arriva già semilavorato così o lo assemblate voi? Allora, sostanzialmente lo assembliamo noi. L'unica cosa che noi facciamo qui internamente è il costampaggio della plastica, che è un'operazione che facciamo fare degli esperti. Questo è il motorino, per capirci, che va sul mozzo della bici. Poi abbiamo questo che è quello dello scooter più potente, dell'S3. Poi ne abbiamo uno leggermente più piccolo, dimensionalmente semplicemente più basso per quanto riguarda le testatine, che è il motore delle S2 e delle S1. Questo, per chi non mastica di potenza elettrica, che cilindrata lo possiamo paragonare? Questo lo facciamo paragonare a un 80 cm cubici. Qualcosa di, potremmo portarci verso più il 100 sicuramente. Però in realtà siamo più vicini a... Comunque sono usati in un ambito urbano dove non possiamo sfrecciare a 200 all'ora. Questo qua è un motorino che raggiunge i 65-70 km/h. Sì, veloci ma nei limiti. È bello sottolineare la compattezza di un oggetto così, che l'80cc è qui non c'è grasso. Per non parlare di qualsiasi tipo di combustibile. E rumore. Non c'è rumore. Bene, ci muoviamo di là, vediamo dove si può andare. Questo sarebbe stato simpatico andare, perché la macchina di bilanciatura del motore, una macchina che avevo molto di tiro per quanto riguarda. Era una certa velocità, per cui anche un minimo rilassamento del motore determina volume e rotture, quindi deve essere perfettamente bilanciato. Sempre per finire la parte degli scooter, alla fine della linea tutti i pezzi scendono, facciamo il controllo al 100% delle funzionalità, come sta svolgendo banco prova. Quindi c'è il 100% della posizione, che una volta che è provenuto l'altro sale giù e questo ancora lì, fa tutta una serie di test per verificare che sia tutto come da il problema che facciamo noi, se siamo mai andati a fare una revisione alla banca di più o meno. Praticamente sia una cosa leggermente più completa per quanto riguarda i test di tutte le parti dello scooter, per quanto riguarda sia la capacità delle batterie, la centralina, le modalità dello scooter, perché sappiamo che lo scooter nostro ha tre modalità, eco, normal e power, a seconda di quanto si vuole ottenere dallo scooter, sia come a livello prestazionale. Ovviamente ci sono quei controlli visivi, che sono i visivi e audio per quanto riguarda le luci e il clacson, però poi tutto il resto è fatto dalla macchina attraverso i lumi, quanto riguarda il sistema di frenata, l'accelerazione, il suono del motore elettrico. Sì,
motore spinto praticamente al massimo. Sì, lo conosco bene questo suono. Non c'è bisogno del silenziatore. Sono già partiti invece i tamarri comunque che fanno l'elaborazione della centralina. No, quindi beh, c'è già chi inizia a modificare non tanto il motore ma l'elettronica per togliere diciamo, i limiti, per farlo andare al massimo. Siamo uno dei pochi scooter che possiamo anche vantare il fatto che possiamo togliere il caricabatterie estraibile, le batterie sono estraibili, quindi possiamo andare, ci possiamo muovere anche senza notevole peso in meno. Cioè certo. Lasciare a casa una batteria che nel frattempo si ricarica, perché a noi è sufficiente girare con una sola o con due. Okay. Andare a casa a trovarci le batterie pronte per ripartire nuovamente. Bene, vediamo l'infrastruttura della produzione della batteria che è qui di fianco. Un po' più stretto ma qui si vede, qui vediamo l'ennesimo robot in funzione che produce il layout della batteria di uno scooter, in questo caso. Come vedete il robot posiziona le celle, dove sono le celle e gli ioni di litio. Quelle sono tutti mini batterie, mini pilette, viene fatta una matrice, diciamo. Esattamente. E il robot capisce l'orientamento corretto della cella, quindi anodo o catodo verso l'alto, e crea il layout complessivo della batteria per preparare la batteria per la fase successiva di chiusura dei contatti elettrici, quindi di messa in batteria delle singole celle. È molto importante che questa fase venga realizzata da un robot, perché potete immaginare quante volte un operatore ripete questa operazione al giorno, il rischio di errore è rilevante. Sappiamo che esistono aziende che hanno questa operazione manuale, è chiaro che corrono un rischio di ridotta o minore qualità delle batterie. Insomma, noi abbiamo preferito automatizzare questa fase. Sì, è il solito tema che i lavori diciamo stupidi, se riusciamo a fargli fare le macchine meglio e gli esseri umani facciamo fare lavori diciamo più intelligenti. Di controllo del lavoro stupido della macchina magari. Sì, sono 135 celle per ogni batteria, se andiamo a moltiplicarle per tutte le batterie giornaliere. Sì, arriviamo al film di Charlie Chaplin, tempi moderni, in cui uno diventa matto a furia di fare sempre queste operazioni. Queste macchine, come dicevate prima, sì, sono fatte internamente con gli Ascol 4 alla divisione che si occupa dei macchinari della produzione per dei macchinari. Macchina è stata fatta direttamente all'interno dell'azienda, quindi è tutto know-how proprietario italiano. E per fare queste macchine, cari ragazzi, ci vogliono ingegneri. Lo ribadiamo per l'ennesima volta, ci vogliono ingegneri. Questa potrebbe essere l'altra faccia di quello che dicevamo prima, cioè la parte termica aveva più componenti, ma la parte elettrica si trascina dietro tutto un indotto che è tutto da costruire. Bravissimo Simone, è il solito discorso che molti hanno paura dell'innovazione dei robot e anche di questo passaggio ai veicoli elettrici, però tutto lo sviluppo che ci va dietro, gli studi fatti dai professionisti dell'Unione Europea dicono che il saldo, la bilancia dei posti di lavoro comunque è positiva, cioè si perderanno dei posti di lavoro vecchi, ma i posti di lavoro nuovi che si creeranno saranno quantitativamente di più, perché c'è bisogno di un'enorme quantità di sviluppo di lavoro dietro. È come quando si è passati dal cavallo all'automobile,
certamente si sono persi i posti di lavoro di chi faceva i ferri da cavallo, di chi sellava, di chi metteva i ferri, faceva il maniscalco, però si sono creati tanti più posti di lavoro. Perché fra l'altro la velocità di sviluppo qui è enorme, per cui anche solo i progressi, sicuramente questa macchina qui, io penso che fra 10 anni non sarà più questa macchina qui, ma neanche fra 10, probabilmente fra 5 già l'avrete cambiata. Quindi l'accelerazione è talmente veloce che c'è bisogno di posti di lavoro, tutti lavori complementari, cioè si creeranno filiere di lavori nuovi. Bene, passiamo sempre qui sì. In esterno. Ma passiamo pure per dentro. Ah, passiamo, sì, okay, dai, okay. Siamo un numero limitato. Qui vediamo praticamente che la batteria, eseguita la saldatura delle varie celle sia da un lato che dall'altro, passa all'inserimento della scheda del BMS. Praticamente anche qui parliamo dell'anima che conduce la batteria. La batteria, la scheda viene fissata dall'operatrice in una prima fase. Delicato che deve essere eseguito con cura, altrimenti il contatto con una parte pericolosa della batteria fa sì che la batteria possa anche eventualmente esplodere, sì. Se vogliamo usare questo termine abbastanza grosso. Sì. Allora, sul litio abbiamo detto ha tantissimi vantaggi, anche il vantaggio che lo svantaggio che se qualcuno la batteria la costruisce male, esatto, e qualche problema di esplosione effettivamente c'è, però insomma per il momento finora i difetti sono stati molto contenuti, anche perché non è che si mette a fare batterie diciamo il primo che capita, no. L'infrastruttura è abbastanza complicata, quindi qui vediamo anche l'operatrice che deve eseguire una vitatura con proprio un percorso indicato, appunto perché man mano che lei andrà ad eseguire questa vitatura inizieranno a lavorare proprio le celle, quindi lei non può eseguire una vitatura casuale ma deve seguire assolutamente un percorso. Perché man mano che spinge fa contatto sotto? Esattamente, come vedete là è indicato anche nel disegno la sequenza con la quale andrà a determinare il fatto che alla fine della vitatura la batteria entrerà completamente in funzione, lei inizierà già a lavorare. Permettermi una battuta che ho bazzicato un po' le produzioni, questa chicca qua del supporto del trapano non è banale. Cioè, questa serve assolutamente perché ovviamente la batteria, le parti piccole di questa batteria prevedono il fatto che non possiamo andare a lavorare con un trapano che ha una libera direzione, dobbiamo assolutamente lavorare. Simone è avvantaggiato, cioè, Simone arriva da una fabbrica diciamo che ne fa, che di elettronica ne sa, queste accortezze. E fra l'altro c'è questo simpaticissimo orologio cavetto che mette a terra l'operatrice, quindi diciamo punto di vista esatto, anche il pavimento e tutto quanto, una pavimentazione adeguata all'operazione che andiamo a fare. Come numeri qua, quanti di questi pacchi batterie escono ogni giorno? A seconda della richiesta della giornata riusciamo a passare dai 75 pacchi giornalieri, di questi qua che sono degli scooter, quindi i più complicati, fino ai 110-120 pacchi sempre giornalieri, ovviamente aumentando le potenzialità delle linee. Certo, siamo ancora all'inizio. Sì, ma queste sono linee modulari, quindi l'espansione, cioè, finché c'è spazio nel capitolo. Stiamo già crescendo da questo punto di vista con la duplicazione della saldatrice, perché ha una tempistica abbastanza lunga per quanto riguarda la lavorazione della patente della saldatura, e stiamo cercando di rendere anche automatica il caricamento della cella, che al momento viene fatto proprio dall'operatrice, ma andremo a farlo in maniera automatica. Sono stati inseriti due usci protettivi e si è creata la valigetta. Come vi avevo detto prima, ogni batteria ha un proprio codice, un proprio nome praticamente. Viene tracciata, noi sappiamo sempre poi in che scooter finirà,
E per le assicurazioni questa non è una cosa da poco, perché sanno esattamente ogni prodotto. Ogni batteria è legata ad un programma, ad un firmware che è inserito nella scheda del BMS che abbiamo visto qui. Questa macchina qua permette di controllare l'esattezza del firmware inserito. Se lei vede che il firmware non è esattamente quello inserito, perché per qualche problematica potrebbe avere qualche baco dentro, qualcosa del genere, se vuoi chiamarlo così, lei in automatico lo cancella e ripristina quello che è suo adeguato. Traduciamo un attimino per i meno tecnici, questa macchina fa il controllo della parte software che è scritta sull'elettronica che accompagna la batteria. Lo controlla, verifica che sia tutto a posto e se non è tutto a posto, diciamo, lo sistema. Perfetto. Bene, ringraziamo l'operatrice che ci ha aiutato. Grazie. Come vedete, tutte le batterie collaudate vengono messe in carica, per noi garantiamo già una base di partenza del 50% sulle batterie. Ah, ok, quindi si carica batteria. Anche perché il 50% della carica della batteria ci permette un corretto collaudo. Il collaudo deve essere il 50% della batteria, perché una parte del collaudo richiesto è la rigenerazione da parte dello scooter nelle batterie. Se la batteria supera il 75% della carica, non è richiesta la rigenerazione, quindi noi non possiamo controllarla. Okay. Bene, chiudiamo con la parte che è una modalità produttiva sempre in logica diversa, meno automatizzata, ma insomma, in questo caso facciamo fare all'essere umano un lavoro intelligente di assemblaggio. Vedo che anche in questo caso la batteria si può staccare. Assolutamente, è una delle caratteristiche trasversali a tutti i veicoli ASCO, quindi sostanzialmente, adesso noi vediamo la staffa. Possiamo prenderla un attimo così possiamo vedere. Allora, questa come vedete è una bici elettrica. E quindi anche in questo caso si può, finito l'utilizzo, prendere la batteria e portarsela a casa, dentro la stanza, in ufficio. Ricaricarla. Questa è una batteria che serve per la produzione, non è la batteria che poi vuoi usare. È meglio specificarlo. Sì, faccio una sosta breve, posso lasciarla a bordo, mi fermo a bere un caffè o prendo il giornale senza doverla togliere. È chiaro che già se devo fare la spesa o vado in ufficio, la metto sulla console chiusa, la tolgo con un movimento molto semplice, il peso è veramente contenuto e ho un deterrente fortissimo anche al furto, perché chiaramente senza questa ci si fa poco. Quanto costa questa batteria? Allora, in tutto come sta? Non lo ricordo. Esteticamente più non lo ricordo, perché sebbene sia listino non ne abbiamo venduta neanche una, perché allora, da un lato l'utente è molto più attento alle batterie. Poi perché il prodotto è abbastanza nuovo, quindi dobbiamo ancora arrivare a fine vita. Esattamente, del primo ciclo. Devono ancora arrivare a fine vita. Le prime compiono in questo periodo il quarto anno di attività. Spannometricamente sarà attorno ai 100 euro una batteria così. Un po' di più. Anche un po' di più. Sì. Qui saremo sui 150 euro. E anche queste hanno 100 euro, per dire che questa è una batteria di un drone che è grande così. Sì. Anche queste hanno un ciclo vita 500 ricariche. Se tenute bene, come dicevamo prima, 500 ricariche. Possono arrivare alle 500 ricariche. E quindi insomma in chilometri per una bicicletta, visto che hanno un'autonomia che può arrivare anche in questo caso intorno agli 80 chilometri, stiamo parlando di 80.000 km che per una bicicletta è 80.000 km e 200 euro di batteria. Io molte volte vado su internet a cercare i prezzi delle bici pieghevoli elettriche e diciamo che si parte come prezzo minimo per una bici pieghevole elettrica, si parte 250-300 euro, quindi quello è proprio il prezzo minimo. Elettrica. E dopodiché si sale, che si può arrivare a 2-3.000 euro, insomma in crescita non c'è mai fine. Però diciamo che un prodotto già di buona qualità, 500-600 euro, quello di più. Adesso noi con questo veicolo siamo intorno ai 1.000 euro, però
chiaramente ci può dare alluminio. Telaio in alluminio, assolutamente. Quindi abbiamo un computer di bordo che permette di regolare il funzionamento, batteria da 300 watt/ora, motore da 250 watt, insomma che è un motore che è normato da legge, ma insomma per questo tipo di veicolo dà una bella... Diciamo che la velocità viene sempre limitata elettronicamente, perché ricordiamo che le bici elettriche per legge non possono superare i 25 km. Cioè l'assistenza del motore si ferma ai 25 km orari. Sopra si può andare, ma a gambe. Ok, sì, il motore automaticamente si ferma. Beh, qui niente di particolare, come vedete siamo su delle lavorazioni che non sono più lavorazioni in linea, ma sono lavorazioni singole dove ogni operatore costruisce la bicicletta da zero, ognuno in un lift singolo. E comunque si vede anche inquadrando, diciamo, le biciclette. Una delle caratteristiche del motore elettrico, appunto, che è piccolo, consente di far sì che non solo sulle biciclette, ma lo vedremo sempre più spesso anche su mezzi importanti come proprio automobili classiche, potremo avere quattro motori, cioè potremo avere un motore per ogni ruota. Quindi l'automobile, per esempio, potrà girarsi su se stessa da ferma, potrà fare manovre molto particolari perché il motore sarà inserito su ciascuna ruota, quindi avremo anche questo tipo di soluzioni, quindi una elasticità, una flessibilità molto, molto superiore. Bene, abbiamo visto le cose più interessanti. Io direi che come diretta credo che possiamo chiudere, vi abbiamo fatto vedere diverse cose in teoria, vi abbiamo fatto vedere anche, io penso, un pezzo di futuro. E questa direi che un'antisignana, è una delle prime realtà nazionali che sta sperimentando, che sta continuamente evolvendo, perché presumo che qui i miglioramenti della linea saranno costanti, e questo sicuramente è un pezzo di futuro che sarà sempre più importante. Stiamo parlando in questo momento, abbiamo detto, di un mercato di scooter che sono 180.000 pezzi, no, parlavamo di bici, bici elettriche. Italia, circa 150.000 pezzi. 150.000 pezzi. Gli scooter e le moto sono molti meno, l'anno scorso sono state circa 3.000. Quindi stiamo parlando di un mercato che è appena iniziato, sicuramente crescerà, perché vi assicuro che man mano che voi comincerete a provare gli scooter e a sentire gli amici che ce l'hanno, cosa spendono in termini di bollo, assicurazione, appunto combustibile, quindi proprio ricariche, e quindi spese chilometriche, manutenzione, vedrete che i vantaggi sono decisamente rilevanti, soprattutto se si parla della mobilità leggera, quindi le bici a pedalata assistita e i ciclomotori leggeri. E ribadisco, anche per le auto ormai siamo assolutamente maturi come prezzo, se calcoliamo tutti i costi di una vita intera. Quindi grazie per chi ci ha seguito, per chi vuole, fra 2 ore e mezza, ribadisco, saremo in un'altra azienda che produce in questo caso un quadriciclo, quindi i veicoli molto piccoli per uso urbano, vi faremo vedere anche questa realtà, quindi chi vuole fra 2 ore e mezza faremo un'altra diretta. Grazie e ciao a tutti.